Buongiorno ciclisti, stamattina vi parlo di overtraining, che significa allenarsi troppo, fa male. Quali sono i sintomi? Irritabilità, mancanza di sonno, mancanza di appetito e desiderio di zuccheri, tachicardia. Questi. Apatia, ecco, stavo dimenticando l'apatia. Questi sono i sintomi prevalenti. Il consiglio è quello che vi do da tempo, cioè alternare periodi di carico a periodi di scarico. Cioè, dovete dar tempo al corpo di, e soprattutto anche alla mente, di recuperare dalla fatica, smaltire quello che è l'acido lattico e riprendere i sintomi della voglia dell'allenamento. Quali sono i sintomi di voglia d'allenamento, come la chiamo io? Semplice, la voglia di pedalare, va tutto. Allora, in questi casi qui occorre necessariamente dare tempo al corpo di recuperare. Ti piace? Che spettacolo. Quindi non fate i pedalatori, non stare sempre a tutta, perché altrimenti rischiate di farvi male e addirittura di prendere la cosiddetta nausea da bici o da allenamento. Nel senso che quando vedi la bici pensa allenamento e ti viene la nausea e col tempo l'abbandoni. Quindi date il tempo al corpo e alla mente di recuperare. Non andate oltre, perché tra l'altro non siete neanche professionisti. Per cui lo fate per passione. La passione deve essere una passione intelligente. Va bene? Ricordate sempre di non confondervi con i corridori professionisti. Quello è un mondo che non vi appartiene. Non imitatelo per nessuna ragione al mondo. Pensate sempre che i corridori professionisti sono lavoratori come gli altri, solo che a differenza degli altri vanno in TV e per questo sono famosi. Voi non siete corridori professionisti, non fate i pappagalli, non imitateli, siate ciclisti e non pedalatori. Ciao ciao!